Pasquale di We Are Macumba. In questo video vi mostreremo insieme al mio collega Antonio come accedere al famosissimo Deep Web, ovvero Web nascosto. Ora seguiteci nel video. Ecco qui, bentornati, sono di nuovo Pasquale dei We Are Macumba. Adesso vi farò vedere a come accedere appunto al famoso Tor Browser. Innanzitutto andremo sul nostro motore di ricerca, come nel caso mio è Mozilla, e scriveremo appunto Tor Browser e ci apparirà questa schermata. Noi dopodiché vi scriveremo appunto, selezioneremo la sezione Download Tor Browser e ci scaricherà successivamente il Tor Browser. Il link poi inoltre ve lo darò in descrizione. Poi, dopodiché, selezioneremo la cartella Tor Browser che ci apparirà dopo l'installazione e selezioneremo Start Tor Browser. Dopodiché ci apparirà una schermata che ci dà tra le opzioni che Close o Cancella e noi selezioneremo Close. Infatti ecco qui. Poi dopodiché chiuderemo questa barra e ci apparirà poi il Tor Browser. Io già l'avevo aperta e quindi non fa niente. Dopodiché ci apparirà questa schermata e noi selezioneremo, appunto, scriveremo Hidden Wiki, che è uno dei vari siti dove possiamo trovare appunto i vari link del Deep Web. Selezioniamo poi il primo risultato e ci apparirà questa schermata che è Hidden Wiki. Qui possiamo trovare un po' di tutto e di più. Poi, come posso far vedere, da questi link poi si ottengono, possiamo ottenere appunto come comprarci appunto la cocaina, oppure come addirittura comprarci un passaporto falso. Infatti, inoltre, un'altra cosa che vi dovrò dire è che non mi assumo appunto responsabilità per questo video, poiché è solo a scopo informativo. Quindi, innanzitutto, per chi appunto vorrebbe acquistare, ve lo sconsiglio apertamente, poiché si può essere perseguitati legalmente, poiché è un qualcosa di illegale. Inoltre, come potete notare, qui c'è una moneta particolare che è questa B, sarebbe Bitcoin. E un Bitcoin poi è diverso un po' da quello che è la moneta nostra. Infatti poi c'è una conversione tramite un altro link che vi converte gli euro in Bitcoin. E questo potremmo dire che sono le generalità del Deep Web. Poi, per chi non sapesse, il Deep Web dispone di è 10 volte più grande del cosiddetto web normale. Infatti il World Wide Web, ovvero l'indirizzo IP www.com, è un, potremmo dire, è una piccolissima parte di quella che è il Deep Web. Il Deep Web inoltre dispone appunto di vari link dove poter accedere a queste cose illegali, a questi link illegali. Poi inoltre, già in the Hidden Wiki, possiamo trovare parecchi link dove possiamo arrivare addirittura a fatti politici, a fatti di guerra, o a siti di hacking o altro ancora, anche addirittura a siti pornografici, e addirittura in altre cose che sono comunque illegali. In poche parole, un po' la festa dell'illegalità, che vi sconsiglio ovviamente, poiché non è una cosa ovviamente da fare per reale, cioè appunto guadagnarci, ma solo per una curiosità. Infatti è una cosa che vi sconsiglio e che ve lo ripeterò in tutto il video, potremmo dire. E poi potremmo dire che queste sono le generalità, e questo è uno dei siti più ufficiali che si hanno del Deep Web. Qui possiamo trovare di tutto e di più. Qui inoltre possiamo trovare anche il nostro Hidden Wiki italiano, che sarebbe Cipolla 2.0, dove noi ritroviamo di tutto e di più. Poi inoltre a fianco a destra troviamo anche i post più recenti. Infatti, come potete notare, l'ultimo post è stato nel gennaio del 2015, quindi potremmo dire che anche The Hidden Wiki è un link molto vecchio. E inoltre, infine, un'altra curiosità è che l'Hidden Wiki è un po' come Wikipedia di Google. Infatti qua vi dà vari link. E con questo adesso spero che vi sia piaciuto il video e vi prego di commentare e mettermi tanti mi piace. Arrivederci e ciao a tutti.